facciamo la giornata della vita, se questo significa accorgerci degli altri. Aiutiamo ogni vita a venir fuori, perché quello è un dono di Dio, ma aiutiamo a crescere le vite che spuntano. Diamoci da fare, perché nessuno si sente emarginato. Ognuno di noi qualcosa lo può fare. Ognuno di noi, non voglio essere lungo e vado verso la fine, amici, noi siamo fortunati. Più o meno riusciamo a cavarcela, ma anche noi siamo un po' poveri, perché ognuno di noi ha bisogno dell'altro. Vi ricordate quante volte vi ho detto, quando ci avviciniamo all'Eucarestia, là scopriamo che cosa significa essere poveri. Molti di noi si avvicinano con la mano così, è il gesto del mendicante. Ma noi siamo fortunati, perché quando io arrivo qua e mi metto così, un pezzo di pane va lì, va il suo. Il pane della vita, e io devo poter dire è importante questo gesto, perché mi fa scoprire che anch'io ho bisogno di qualcosa, di qualcuno. E allora, se io non mi devo vergognare di essere povero, devo aiutare gli altri a scoprire la loro vita, le vite che nascono, le vite concepite, le vite che crescono, le vite che vanno al tramonto, tutti piccoli grandi doni che Dio ci fa. Ognuno faccia la sua parte. E voglio finire, perché ho parlato più per gli adulti, con i ragazzi, a raccontare la storia della canna. Forse la sapete. C'era la canna che era nel campo, e la canna era bella, dritta, con le sue foglie che scendono al lato, col ciuffo come quello dei carabinieri, come quando sono in gran tenuta. E diceva quella canna, come sono bella, nessuno è bella come me. Sino a quando venne il padrone del campo e disse, senti, ti posso chiedere un favore, dimmi, di che cosa hai bisogno? Ho bisogno di te, però per quello che mi giovi ti devo chiedere questo, ti posso tagliare il ciuffo? Dice, se mi togli quello che mi resta? Dice il padrone, ma va bene, visto che me lo chiedi tu, si lasciò tagliare il ciuffo. E poi il padrone disse, senti, un altro favore, me lo fai? Che cosa? Ti posso tagliare le foglie che c'ha? E se mi togli quelle io resto così? Ero bella e poi divento uno stecchino messo. Ma mi giovi, si fidò del padrone e si fece tagliare le foglie. Il padrone disse, l'ultima cosa e poi non ti chiedo più niente. Che vuoi? Dice, ti posso tagliare a metà? È la mia bellezza, e io che pensavo di essere così importante. Dice il padrone, forza, fatti tagliare. Dice, va bene, se me lo chiedi tu. Si fece tagliare a metà. E il padrone prese la metà della canna, che era una forma di canaletta, andò a metterla sotto una fontana. L'acqua passò attraverso la canna e andò a finire in un pezzo di terra arida, senza vita. Grazie a quella canna che fece passare l'acqua, un po' alla volta laggiù, dove l'acqua non era mai arrivata, spuntò la vita. Amore per la vita, povertà. Ognuno di noi, se vuole, si accetta, se si apprezza, può essere quella canna. Dove io ci sono, la vita può spuntare. Il padrone ha bisogno di me. L'importante è non avere paura. Grazie, grazie a Dio per il dono della vita. Grazie a voi per questo momento. Guardiamoci in faccia e diciamo, ognuno di noi è quel biglietto d'amore che Dio ancora una volta ha scritto oggi per questo mondo, perché sia più bello.